Ciao amanti della pizza, oggi volevo parlarvi di un nuovo format al quale stiamo lavorando con Vincenzo Viscusi e Antonio Di Malati di Pizza. Pizza Talk è un format nuovo per il mondo della pizza fatta in casa, perché non solo riguarda la pizza fatta in casa, ma anche il mondo della pizza professionale, perché inviteremo degli ospiti pazzeschi che non avete mai visto su nessun canale YouTube. Nel corso delle varie puntate faremo diverse cose, commenteremo anche le nostre pizze, ma non solo, commenteremo anche quelle che voi ci invierete consci di aver fatto un disastro, quindi ve le distruggeremo, ma al tempo stesso vi daremo dei consigli, ma non saremo solo noi a darvi dei consigli sulle pizze. Per farvi un'idea di quello che accadrà durante le puntate, guardate come Antonio e Vincenzo mi hanno distrutto. Attenzione però, prima di iniziare a guardare, vi chiedo di iscrivervi al canale Pizza Talk. Cliccate il link in descrizione per non perdervi nemmeno una delle puntate che trasmetteremo. Ti facciamo vedere la mia prima pizza. Vai, mettiamo Gigio a Marcord. Quello facciamo? Oh, ma è il metodo combo di 5 anni fa. Cioè, 5 anni fa che hai scherzato. Che hai cambiato il mondo della pizza per te. Esatto, hai scherzato nel senso no che hai scherzato. Hai rotto le... No! No, per me è scassato nel senso che hai scassato. Hai detto? Hai creato una generazione. Ma quello che vuoi. No, questo qua è veramente... Sì, questo è veramente osceno. Pizza calzone, ricetta della vera pizza napoletana fatta in casa, vediamo. La vera, Cioè, non è che questa è quella finta. Ok. Vabbè. A parte che la pizza naviga è tutto un coso bianco, cioè nel senso... Non riesco a distinguerla. Ma i potenti mezzi di 5-6 anni fa ne vogliamo parlare? Ah no, 2013, di 7 anni fa. Ma questo forno qua lo producono ancora, pizza Euro Express. Oh, devo dire... Sott'altra forma. Rispetto all'altro... Ti posso dire una cosa, secondo me manipolavi meglio all'epoca. Io adesso non ti vedo stendere la pizza così, ti dico la verità. Ma perché questo faccio è fatto meglio. Un 50%... Allora, guardate una cosa, guardate ecco. Come è secco sopra e come è morbido sotto. Sì. Ah, però guarda là, bello, la stesura da che egizio. Ma ti ricordi l'altro come l'aveva steso? No, non me la ricordo l'altra stesura. Ma no, che schifo! La stesura a ventaglio. Comunque questa avrà un'idratazione del 50% secondo me. E guarda. Penso proprio di sì. No, è molto, sì. È molto asciutto. Lo sai che ci manca la canzone sulla musica sotto quella che fa? Questa è proprio una pizza anni 80. Bravissimo. La pizzeria. Che ne so, pizzeria napoletana. La ricottina la metti direttamente là sopra. Che? No, qua faccio il. Metto insieme ricotta. No. Che faccio? Io l'avevo proprio dimenticato questo. Ma ce l'hai messa la musica di sottofondo? Sì, no, ce l'ho messa una volta. O Evito, Evita Mio, sul dato andiamo quelle classiche canzoni napoletane che stanno sotto tutti i video che io oramai odio. È psichedelica questa musica. Mi stanno facendo odiare un altro po' Pino Daniele. Ogni video. L'ho pensato ieri. Tutti quanti. Ognuno che si ci mette a fare un video, mo che sia Instagram che ti taggano nelle storie, che sia YouTube, tutto quanto. O Pino Daniele fatto da pizza, oppure com'è quell'altro, raga? Ma tu pizza. Ma cambiate, cavolo! Ma mettete qualche altra cosa. Faccio difficoltà nel dirlo, nel senso... Ma che stai a fare, Gigi? Ma che sta facendo con quel fumo? Che sei bastan? Ma che è malta? Non lo so, ma ragazzi, sto dipingendo arte. Ma guarda quel mess, ha fatto cadere la ricotta a terra. Ma sta improvvisando proprio, cioè sta proprio improvvisando. Ma guardala che bello, guarda come metto questo prosciutto. Ma lì in che paese sei? In Italia, a Milano qua. Quello è in Milano, Italia. Sì. And metti scuorne di ancora di cittadinanza italiana. Cioè, andato in Italia. Oh ragazzi, petizione per togliere la cittadinanza italiana a Gigio dopo questo. Va bene, dove si firma? Okay, ragazzi, no, io temo che il meglio debba ancora arrivare. Aspetta, ma l'hai bucato questo qua? Assolutamente no. Ah, ok. Ti posso chiedere ti con la resistenza là. Si fa perché l'hai messo su il suo supporto
quando poi hai utilizzato soltanto metà del supporto, cioè metti direttamente mezzo. Non lo so, dovrei chiedere a Gigio di 7 anni fa, non me lo ricordo. Ma proprio. Questa è la cosa veramente meno grave di tutta di tutto sto però scelto. Guarda come artisti, un'ombra di pomodoro proprio. Ma adesso vorrei sapere dopo quanti secondi Doc. È infatti inutile l'altra palla. Ce l'hai in mano e soffiarmi. Dopo quanti secondi toccherà le resistenze? No, ma l'avrò già toccato ormai. Io andrei un po' avanti perché secondo me qua la faccio andare per parecchio. Ma io mi fermo dove vedo il fumo. Aspetta indietro, torni indietro. Ah, no, però raga, oh, cioè a me non sembrava male. Aspetta, vediamo. Deve ancora crescere. Ma non credo che sia cresciuta. Ma perché? È strano. Forse una pizza senza lievito. Questo è il tocco di classe, ragazzi. Perché mi si bruciava sotto e quindi dico, ma perché non la alzo la pietra, la metto su, che ne so, un coso di alluminio a caso? Comunque Gigio con quel pizzetto veramente... non lo so, top porno attore. Non lo so. Ah, quello lo sai proprio come rialzo. Per attaccarlo alla resistenza di uno dei miei hack. Ma alla quando arrivava questo forno, per curiosità? Guarda, a me una volta mi si è sciolto il piedino di plastica del forno. Addirittura. Quindi immagino che... Ma c'è fatto qualche modifica? Ho fatto la staratura. Okay. E poi vabbè... ho messo la calotta e altre robe, però non mi ha mai dato soddisfazione, cioè non sono mai riuscito a moddarlo tanto. Sì, io penso che tu possa andare veramente avanti per vedere il risultato finale. Ma quanti iscritti avevi più o meno? Ma tu? Non lo so, non ci ho mai badato, qua era proprio all'inizio. Ah, qua era proprio tipo come archivio, che facevi il video e me lo caricavi così, a buffo. Sì, avevo 1000 iscritti, non di più. Qua sto dicendo delle cose a caso e poi alla fine qua. Non è cambiato praticamente nulla. È la stessa identica prima. È solo un po' vedo che questo punto qua il coperchio ha toccato, perché vedo un cerchio qui. È vero, è una stimmate. Guarda. Sì, ma non accade nulla, ragazzi. Cioè, come la vedete adesso, rimane così fino alla fine. Sì, vabbè, ragazzi, sembra la stessa pizza, sconosciuto. Guardate come me ne vanto anche. Ragazzi, questa è la mia cosa cruda. È molto, molto meglio di quello che io mi aspettavo, che tipo venisse fuori una roba mezza bruciata, ok? Mentre invece sì, un po' cruda, però. Tutto sommato. No, infatti sì. Questo è solo un assaggio, manca tutto il resto che non posso farvi vedere. Quindi, amanti della pizza, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Pizza Talk, perché ne vedrete delle belle. Ciao e alla prossima!